Ranghi completi per la Coppa Italia, che torna alla consueta formula di una gara ciascuno per le due divisioni. 12 concorrenti in prima divisione e solita bagarre nella seconda divisione con 21 iscritti. Dopo aver sorpreso tutti a Imola, dove la vittoria gli è sfuggita solo al fotofinish, di nuovo nella Coppa Italia ci sarà Cimarelli con la Seat Leon Supercoppa, classe nella quale, oltre ai confermati Mazzolini e Frediani, ci sarà il debutto di Francesco Garulli. L'esperienza e la bravura di Valli fanno la differenza nella seconda divisione, dove il pilota locale di San Marino, su BMW 320i, deve fare comunque appello alle sue qualità per tenere dietro uno scatenato Cimarelli, capace per alcuni minuti di essere in pole. Terzo tempo per la Leon debuttante di Garulli, davanti al mattatore stagionale Gurrieri e al rientrante Hafner. Stefano Valli si aggiudica gara e giro veloce partendo dalla prima casella in griglia. Anche per lui più di un grattacapo, tuttavia, nei primi due giri, quando il giovane Cimarelli su Seat Leon Supercoppa lo insidia a più riprese, passando sulla linea dell'arrivo del primo giro appaiato al rivale. Meno di 9 secondi il distacco sotto la bandiera a scacchi, con a completare il podio il compagno di squadra di Cimarelli, Garulli, anche lui su Seat Leon, che fin sotto la bandiera a scacchi ha dovuto controllare Fumagalli. Alle loro spalle il dominatore della divisione, Gurrieri, autore di una partenza poco brillante ma abile a recuperare il terreno perso nonostante i problemi all'idroguida, e le due Alfa Romeo 147 di Hafner e Montalbano, con quest'ultimo partito addirittura in coda allo schieramento per non aver segnato tempi in qualifica. La prima parte di gara non era proprio una passeggiata, Cimarelli che mi tallonava, poi ho preso il mio ritmo e sono riuscito a amministrare bene, c'era un tratto nel misto dove era più veloce. Nella prima divisione il campione in carica bianco si conferma al vertice portandosi subito in testa e migliorandosi progressivamente. Alle sue spalle la sorpresa è di nuovo Ferrato che dopo la pole segnata a Imola con una Porsche 997 Cup, a Misano fa registrare il secondo tempo a bordo della BMW M3 V8 della Pro Motorsport. Dopo la pole anche giro veloce e gara per Riccardo Bianco. Il campione in carica non ha rivali e conduce fin dallo spegnersi del rosso. Un ritmo inavvicinabile per tutti, con Ferrato che ha resistito solo i primi due giri, prima di staccarsi e amministrare la vettura per il secondo gradino del podio. Avvincente invece la lotta per la terza piazza, con il debuttante De Bellis che sembrava sicuro del podio, prima di essere sorpreso da un arrembante Nattoni, capace prima di passare Consoli e poi Benusiglio, prima di portare la fondo al dodicesimo giro proprio a De Bellis.